e attraverso un cuore rivolto a Dio. Per questo preghiamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A Gesù per Maria, così è scritto, come potete vedere sul lenzuolo che è stato preparato. È questo il senso di questo incontro. Attraverso il cuore di Maria, la nostra mamma celeste, arriveremo oggi nel cuore di Gesù. Maria è la strada più breve, la strada più bella, la strada più sicura per arrivare al cuore di Gesù. Pregheremo il Santo Rosario meditando con la parola di Gesù. Ci sarà tanta preghiera in questi giorni, perché è questo il cuore del messaggio di Fatima. Maria a Fatima ha chiesto proprio queste tre cose: la preghiera, la conversione del cuore e la consacrazione a lei. E allora, come figli che si abbandonano sul cuore della loro mamma e non hanno più paura di nulla, iniziamo con questo spirito di abbandono la nostra preghiera. Saluto e la cordialità dell'amministrazione comunale al Vescovo Fumagalli, un saluto cordiale al nostro Vescovo Gino Reali e un augurio di una pronta guarigione, al parroco e alla comunità tutta, e la gratitudine per un'esperienza umano-spirituale che interessa la comunità cristiana, ma che coinvolge gli uomini e le donne della nostra città e del nostro territorio. Un evento che viene a realizzarsi in una stagione, in un anno giubilare entro il quale la crisi antropologica, teologico-spirituale ed economico-politico, secondo le parole del Cardinal Casper, vogliono mettere in luce come la misericordia. Testo, l'amore misericordioso che proviene da Dio e deve essere esperienza viva per l'amare gli altri uomini credenti, non caccia la terra senza catturarla, in una fede autentica che è fiducia nell'amore e servizio per tutti gli uomini. Penso allora, e lo auspico, che la settimana dedicata e da vivere in preghiera con devozione alla Madonna di Fatima sia una settimana al servizio di tutti gli uomini e le donne della nostra città.